Mi hanno buttato fuori dalla Air Force. Pesavo circa 137 kg e ho visto questo programma sulla TV. C'erano dei ragazzi che facevano la settimana d'inferno e li ho visti congelare nell'acqua gelida. Ho dovuto perdere 48 kg in 3 mesi per entrare nei Navy SEAL. Mi sono allenato tutto il giorno, ho fatto quello che dicono non si possa fare. Non sono nato con un potere genetico o con qualche dono di Dio, ma dovevo avere una specie di regalo speciale. Quando entri all'inferno, questa è l'unica volta che capisci come uscirne. Mi piace soffrire in un modo competitivo, che tira fuori il meglio di me e di tutti gli altri. Ho scoperto che l'unico messaggio che riesco a trasmettere alle persone è che una volta che cambi una cosa, la tua mentalità, puoi attaccare tutto. Le persone sanno quanto macini ogni giorno. Devi prendere quelle insicurezze, quelle paure e trovare la spinta da esse. Tutta l'energia e il carburante di cui hai bisogno sono proprio in te stesso. Ho trovato la spinta nelle mie stesse insicurezze ed è la cosa più potente del mondo. Quando riesci a trovare la spinta nel tuo stesso dubbio, paura e insicurezza, diventi veramente inarrestabile. Quando la tua mente sa che non mollerà, il tuo corpo si adatterà a qualsiasi cosa. Noi, come esseri umani, siamo capaci di tutto e non abbiamo bisogno di niente di speciale, genitori oppure oggetti, per ottenere ciò che vogliamo. Quindi, centrato questo, non smettere quando sei stanco, smetti quando hai terminato. Tutto nella vita è un gioco mentale. Ogni volta che veniamo travolti dai drammi della vita, grandi e piccoli, dimentichiamo che non importa quanto sia forte il dolore, non importa quanto straziante la tortura, tutte le cose brutte finiscono. Quell'oblio accade nel momento in cui diamo il controllo sulle nostre emozioni e azioni ad altre persone, cosa che può facilmente accadere quando il dolore sta raggiungendo il picco. Sii più che motivato, diventa letteralmente ossessionato al punto che la gente pensa che tu sia fottutamente pazzo. Il dolore apre una porta segreta nella mente che porta sia al massimo delle prestazioni che al bellissimo silenzio. David Goggins è un ex Navy SEAL e un ultramaratoneta americano noto per la sua straordinaria forza mentale e fisica. Ha vissuto un'infanzia difficile segnata da abusi e discriminazioni razziali. Dopo aver perso peso e superato l'obesità, si è arruolato nella Marina statunitense, completando l'addestramento SEAL e sbarcando in missioni di combattimento. Ha poi intrapreso sfide estreme, come ultramaratone e ultratriathlon, rompendo diversi record. Goggins è diventato un autore di successo con il suo libro Can't Hurt Me, dove condivide la sua storia di resilienza e ispira le persone a superare i loro limiti mentali e fisici. Non mi fermo quando sono stanco, mi fermo quando ho finito. Il motivo per cui è importante spingere al massimo quando vuoi smettere di più è perché ti aiuta a richiamare la tua mente. È lo stesso motivo per cui devi fare del tuo meglio quando sei meno motivato. È possibile trascendere qualsiasi cosa che non ti uccida. Quando pensi di aver finito, sei solo al 40% di ciò che il tuo corpo è in grado di fare. Sono solo i limiti che ci poniamo. Che ci crediate o no, la maggior parte delle persone preferisce l'illusione. Incolpano gli altri, la sfortuna o le circostanze caotiche. Solo tu puoi padroneggiare la tua mente, che è ciò che serve per vivere una vita audace, piena di risultati, che la maggior parte delle persone considera oltre le proprie capacità. Nessuno verrà ad aiutarti, nessuno verrà a salvarti. Puoi tollerare il dubbio come pilota sul sedile posteriore, ma se metti il dubbio nel posto di pilotaggio, la sconfitta è garantita. Ricordare che hai già affrontato difficoltà e sei sempre sopravvissuto per combattere di nuovo cambia la conversazione nella tua testa. Ti consentirà di controllare e gestire il dubbio,
e di mantenerti concentrato sull'esecuzione di ogni passo necessario per portare a termine il compito in questione. La follia è fare sempre la stessa cosa in attesa di un risultato diverso. La vita è lo sport di resistenza più brutale di tutti i tempi. Se vuoi migliorare, fai le cose che nessun altro vuole fare. Le persone prendono lezioni su autoaiuto, forza mentale, controllo della respirazione. L'unico modo per diventare più forti è metterti in situazioni infernali. Il corpo umano può resistere e realizzare molto di più di quanto la maggior parte di noi pensa possibile. La parte difficile è arrivare a quel punto. Il biglietto per la vittoria spesso si riduce a dare il meglio di te quando ti senti peggio. Non puoi lasciare che un semplice fallimento faccia deragliare la tua missione. Tutti falliscono a volte e la vita non dovrebbe essere giusta, tantomeno piegarsi a ogni tuo capriccio. Abitualmente ci accontentiamo di meno del nostro meglio, al lavoro, a scuola, nelle nostre relazioni, sul campo da gioco o all'ippodromo. Un guerriero è un ragazzo che dice: «Sono di nuovo qui oggi, sarò di nuovo qui domani e il giorno dopo». È una persona che non pone limiti a ciò che è possibile. Ogni mattina nella nostra vita abbiamo una scelta da fare. Hai la possibilità di restare a letto e dire: «Lascia perdere, oggi non mi allenerò» o «Scordatelo, oggi non lavorerò, sodo». Questa è la scelta che fai ogni singolo giorno della tua vita. Prendi la decisione giusta. Quando cadi, concentrati sulla soluzione, non sul problema. Potresti smettere o fallire altre 100 volte. Mantieni un'immagine chiara di dove vuoi essere. Non limitare le aspettative su te stesso e non accontentarti di qualcosa inferiore rispetto a ciò che sei veramente in grado di ottenere. Più cose fai per uscire da quella zona che ti fa sentire bene, più forte diventerà la tua mente. Non è divertente, ma ora la mia mente è abituata. Sono un grande sostenitore del fare qualcosa che ci faccia schifo ogni singolo giorno della vita. Credo che sia una componente chiave per rafforzare la mente. Il successo si basa sulla tua volontà di farti il culo, non importa quali ostacoli ci siano sulla tua strada. La motivazione è una schifezza. La motivazione va e viene. Quando sei guidato, tutto ciò che hai di fronte verrà distrutto. A nessuno importa cosa hai fatto ieri. Cosa hai fatto oggi per migliorare te stesso? In questa vita, o stiamo migliorando o stiamo peggiorando. Nella vita non c'è dono così trascurato o inevitabile come il fallimento. Ne ho avuti parecchi e ho imparato ad assaporarli, perché se fai la scientifica troverai indizi su dove apportare modifiche e come portare a termine il tuo compito. Ti stai fermando. Ti stai arrendendo invece di diventare duro. Tutti vogliono una soluzione rapida come 6 minuti di addominali. Potresti ottenere dei risultati da esso, ma quei risultati non saranno permanenti. I risultati permanenti vengono dal tuo voler soffrire sul lungo termine. Siamo tutti grandi. Non importa se pensi di essere stupido, grasso, se sei vittima di bullismo, tutti noi siamo grandi. Devi trovare il coraggio. Sarà un duro lavoro, la disciplina e le abilità non cognitive come il duro lavoro, la dedizione e il sacrificio ti distingueranno.
anche se stai soffrendo, non lasciare mai che la tua concorrenza veda l'espressione della sconfitta o addirittura della vulnerabilità sul tuo viso. La vita è un grande braccio di ferro tra la mediocrità e il tentativo di trovare il meglio di sé.